Bene, a questo punto è il momento dello spazio certi diritti. Dunque, io vado alla ricerca del contatto di Riccardo Cristiano, che dovrebbe essere già in linea per poterlo appunto contattare. Vediamo un po' se Riccardo è in linea. Vediamo un po'. Ecco qui Riccardo, lo chiamiamo immediatamente e chiamiamo anche in trasmissione. Ecco, Riccardo dovrebbe rispondermi. Ciao Roberto e Ciao. buonasera a tutti i telespettatori di TV Radicale. Perfetto, ciao Riccardo. Allora, mi dovresti ricordarmi il contatto del professore che partecipa alla conferenza. No, perché pensavo che te l'avesse già inviato. Comunque, Vincenzo Perrellis, proprio. Perfetto, allora ecco adesso così, solo che ho tanti nomi, quindi adesso lo aggiungo immediatamente alla conferenza. Lo aggiungiamo immediatamente alla conferenza. Eccolo qui. Sta squillando. Pronto, professor Perrellis? Sì, buonasera. Buonasera, professore. Io la lascio, sono Roberto Mancuso, colui che cura la regia di questa trasmissione. La lascio alla mirabile conduzione del nostro redattore Riccardo Cristiano, che è colui che cura lo spazio certi diritti. A voi la parola. Bene, grazie. Grazie Roberto. Allora, come diceva Roberto poco fa, siamo appunto questo pomeriggio in compagnia del professor Vincenzo Perrellis, che è autore di un libro, Oltre, edito da Pellegrini, e poi anche insegnante di lingua e cultura albanese. Allora Vincenzo, io volevo chiederti appunto di questa tua ultima fatica letteraria che ha a che fare con il mondo LGBT. Ci vuoi spiegare proprio la motivazione per cui ha a che fare con il mondo lesbico, gay, trans, eccetera? Bene, siccome è il primo romanzo che scrivo, finora avevo scritto solo saggi sulla cultura albanese, l'ho ambientata qua in una comunità albanese, ovviamente con una storia gay. E l'ho ambientata nel Cinquecento perché è stato un periodo particolare per la Calabria, in cui la repressione si è fatta sentire un po' maggiormente. Magari non direttamente nei confronti dei gay, perché almeno nel sud Italia al momento non abbiamo trovato nelle nostre varie ricerche nostre, non riferite a me, ma anche ad altri studiosi, casi di condanne legali di omosessuali, cosa che invece succedeva in altre realtà italiane, altri stati, città del centro-nord. E quindi sembra che qui la situazione fosse un po' più tranquilla, privilegiata. Però è stato un periodo particolare per il sud e per la Calabria perché c'è stato l'eccidio dei Valdesi a Guardia Piemontese, qui in provincia di Cosenza. Gli albanesi sono stati pressati perché di rito greco-bizantino, anche se riconoscevano l'autorità del Vaticano e della Chiesa, si ritenevano comunque cattolici e dipendevano dai vescovi latini. E poi poco tempo prima c'era stata la cacciata degli ebrei, salvo per quelli che hanno deciso di abiurare, di abbracciare la fede cattolica. Anche se è successo nel Cinquecento, ci trovo comunque molte similitudini e delle situazioni simili alla realtà attuale, all'attacco, possiamo dire, della Chiesa nei confronti delle persone LGBT. Ho E capito. poi trovavo ancora molte similitudini anche nella mentalità, nella cultura delle popolazioni di origine albanese in Calabria, ma anche dei locali, degli autoctoni, tra virgolette. Certo, io una cosa che ho letto del tuo libro e che soprattutto mi è rimasta impressa è stato questo passaggio che dice
Si tratta di abitudini maschili in stato d'ebbrezza durante il carnevale o la vellame, che poi mi dovresti spiegare che cos'è, visto che insomma giocano prima di sposarsi, scherzano. Secondo te, perché io noto questa similitudine tra il mondo attuale e quello del Cinquecento, tu fai una sorta di similitudine tra quello che è appunto all'epoca veniva definito un gioco prima di sposarsi, uno scherzo, e quello che appunto è anche adesso per molti maschi eterosessuali che decidono, dopo aver magari praticato la propria, diciamo, esperienza, di sposarsi, se vuoi, diciamo, per coprire un po' un proprio aspetto della personalità, pur rimanendo poi omosessuali latenti, perché comunque magari vivono lo stesso la propria omosessualità tra le pareti domestiche e al di fuori delle pareti domestiche. Questa similitudine è una similitudine voluta? Sì, io in fondo rispetto al Cinquecento sappiamo poco di come poteva essere vissuta la sessualità e l'omosessualità. Mi sono basato molto sulla realtà attuale che ho trasportato un po' in quel periodo. La vlamia che mi chiedevi all'inizio è un rito di fratellanza che fanno gli albanesi qui nella mia zona domenica in albis, dopo Pasqua. In altre località, in altri periodi, comunque un rito di fratellanza che poi è diventato anche di sorellanza. Le persone stringono questo vincolo con una sacra agape e diventano per sempre fratelli e sorelle, poi si chiameranno così con l'appellativo di sorello o fratello per tutta la vita. Di questo rito ne parlava già Erodoto. Lo attribuiva agli epiroti e ai macedoni, che poi sono gli antenati degli attuali albanesi, epiroti, macedoni e illiri. E quindi è un rito molto antico ed è un rito dove, essendo tra uomini, perché quando ero ragazzino si faceva solo gli uomini con gli uomini e le donne con le donne, ora si fa tutto insieme perché è cambiato, e quindi era uno di quei momenti come il carnevale, dove tutto era permesso, con la scusa dell'alcol, del vino, no? si scherzava. Ma questo non succedeva solo in queste occasioni, lì magari erano amplificate, però era, per quanto mi risulta, è tuttora una pratica abbastanza diffusa, almeno sugli uomini, tra gli uomini. Non mi riferisco a studi sociologici, perché non ce ne sono, mi riferisco alla mia esperienza personale, a quella di amici miei anche giovani, più giovani di me, che mi confermano che funziona ancora così. Mi sembra che assomigli un po' alla realtà greca, quella di cui ci parla Platone nel Simposio, la questione dell'eromenos e l'erastes, anche se qua è un po' diverso, perché essendo cambiati i tempi non c'è il maestro e l'allievo, è solo una sorta di gioco, un'esperienza che comunque va fatta, non obbligatoriamente, non tutti la fanno. Però identificarsi come rito di passaggio, diciamo, dall'età giovanile, sì, a quella adulta? È quella prova anche di dimostrare la propria sensualità, la virilità soprattutto. Poi c'è anche quella visione un po' della sottomissione, del più grande, del più forte, cosa che poi si ripete. La differenza poi sta nelle proprie scelte, perché, come dicevi tu stesso, passata questa fase, poi ognuno si sposa, fa figli, però qualcuno inizia a pensare che non è solo un fatto di erotismo, un fatto fisico, ma anche sentimentale, quindi non solo di omoerotismo, ma anche di omoaffettività. E qui possono iniziare i problemi, perché come era anche per i greci, cioè, poi lo sappiamo, no? Secondo Platone l'effeminato o il prostituto, cioè, non andava più bene, usciva dagli schemi ed è così tuttora. Ora io i giovani una cosa che... no, parla, scusa.
No, no, parla, scusa, te la faccio dopo questa domanda, perché io mi stavo domandando, diciamo, questo è il passaggio che ho letto io, che mi è piaciuto molto, però ci sarà una parte del tuo libro che ti ha ispirato ancora di più e ti rimane sempre impressa e magari ci ripensi a distanza di tempo? Un passaggio particolare che magari ti ci rivedi anche tu? Ma siccome sì, anche se è ambientato in tutt'altra epoca storica, è un po' autobiografico. Con autobiografia non intendo solo la mia esperienza personale, ma anche quella di amici miei, gay, di coetanei della zona, che hanno vissuto praticamente le stesse esperienze e situazioni. Quello che ho voluto mettere in risalto è l'atteggiamento poi della società, che è comunque positivo, è di solidarietà, anche perché vivendo in ambienti piccoli, quindi socialmente controllati, la persona viene stimata poi per quello che è nel suo complessivamente, per come si comporta con gli altri, e non potrebbe essere che bene. D'altro canto poi anche tu stesso sei apprezzato indipendentemente dal, diciamo, dai tuoi orientamenti sessuali, sei un professionista, sei una persona di cultura, ti conoscono comunque come una persona molto importante, anche quando c'è stata la presentazione del tuo libro proprio nel tuo paese. Io che ho partecipato ho visto proprio il calore della città che si è stretta intorno a te, non solo come scrittore ma proprio come persona, e io credo che questo esca anche dalle pagine del tuo libro. Sì. In fondo lo dicevo prima, ho voluto omaggiare queste persone, cioè questa popolazione di piccoli centri calabresi in cui alla fine la persona viene considerata nel suo insieme. Ovviamente magari persone più adulte, specialmente le donne, possono sì, non capire, non comprendere, però sicuramente accettano, nel senso ti valutano per quello che sei complessivamente, e questo lo ritengo molto positivo. C'era una battuta di un film, guarda, adesso me l'hai fatta venire in mente, è di un noto film, aspetta, qual era? Victor Victoria, e parlando appunto di questo personaggio che interpretava appunto le vesti del gay, gli diceva una ragazza: ma è uno spreco, ma perché? E allora lui risponde: no cara, guarda che non va sprecato niente. E sarebbe anche giusto poi dirlo, che poi alla fin fine credo che chi ti apprezza per quello che sei, e sai che comunque il valore tuo lo dai ogni giorno e quotidianamente, non solo diciamo con te stesso e con gli altri, ma anche con i tuoi scritti. Poi d'altro canto è bello credo vedere nel tuo libro soprattutto che è sempre esistita l'omosessualità, cioè magari non se n'è mai parlato spesso e alla luce del sole, ma è sempre esistita. Cioè dal tuo libro proprio questo traspare, nel 500, cioè uno pensa, dice nel 500, ma anche prima, solo che la tua è una, diciamo, una piccola realtà, del 500 parlavi proprio di questa piccola realtà che comunque è una realtà quotidiana, poi alla fine una realtà anche del piccolo paese, magari di provincia, che ha i suoi riti, ha i suoi ruoli, e questo poi tu lo fai vedere proprio attraverso il tuo libro. Io sono rimasto affascinato proprio anche dal contorno, non solo proprio dalla storia di Aristei, ma proprio dal contorno mi è piaciuto molto. Eh sì, credo che fosse così anche all'epoca, perché come dicevo anche prima, sono piccole comunità dove ci si conosce tutti. Qui nel mio paese siamo effettivi, residenti effettivi un 350 ormai, se non meno, però anche quando eravamo 1000 funzionava così. Ci sono delle tradizioni, una mentalità che ovviamente cambia col passare degli anni, con i cambiamenti della società più globale, la globalizzazione, la TV, l'informazione, l'istruzione, però su alcuni valori si è ancora molto fermi, e spero duri ancora molto, che non si perdano questi modelli di riferimento, perché sono molto importanti. Poi, come dicevo sempre prima, cioè non si può pretendere la comprensione totale da alcune persone, vuoi per fascia d'età, vuoi per istruzione, vuoi per esperienze personali, però già
il valore, la tolleranza, tra virgolette, comunque il rispetto dell'altro che ancora vive nei piccoli centri, almeno qui da noi, credo sia molto importante, sia da valorizzare, da trasmettere anche alle nuove generazioni. Io un termine che molti probabilmente non conoscono, la tua cultura è airbrush. Oltre a spiegarci, diciamo, questo termine, ci dici invece come sono considerate le persone omosessuali per la tua comunità, appunto per la comunità albanese? Ma è come spiegavo prima, qualcosa non si capisce fino in fondo, però comunque c'è la voglia di capire, di informarsi, di discuterne o comunque di far finta di niente, anche se si sa però nel rispetto. Poi ci sono persone, magari le solite, si trovano dappertutto, no? Come si dice, ogni chiesa c'è un Sì. altare, ogni altare c'è una croce. Sono delle persone che sono cattive, invidiose, sono negative per natura, quindi cercano sempre un capro espiatorio per sfogarsi sugli altri, per riversare le proprie frustrazioni sugli altri, però queste le trovi dovunque e al di là cioè cercano di fare del male dove vedono un anello più debole, secondo loro più debole, però non. Per pochi elementi non potrei parlare male di queste nostre comunità così sincere, così semplici, così genuine. C'è Probabilmente magari sempre anche un... No, dico, Io probabilmente anche dicevo una questione di prima, è un cultura. paese di 150 abitanti, non solo siamo diverse persone gay, siamo conosciute e rispettati, perché poi ci si conosce anche tra i diversi paesi, no? Quindi saremmo duplicati, c'è anche una coppia omosessuale, ma di maschi che vivono qui a San Martino e sono rispettati da tutti, hanno i loro giri, le loro amicizie. Non avrei nessuna difficoltà a vivermi una mia storia qui a casa mia, nella mia comunità, assolutamente no. L'ho già vissuta, l'ho sperimentata è andato tutto bene. Ma guarda, io per esempio adesso parlando un po' del piccolo paese di 150 abitanti, io credo che un po' alle volte anche nelle medio-grandi città, prendi Cosenza, che bene o male conosciamo un pochino entrambi, ad esempio la settimana scorsa con l'associazione Arci Gay io facevo le riprese, Marco Marchesi invece faceva queste domande di strada mentre i ragazzi dell'Arci Gay facevano volantinaggio a Cosenza per pubblicizzare la riapertura della sede EOS di Cosenza. E la cosa strana è stata, sai cosa? Che mentre Marco domandava se ma i ragazzi soprattutto, ma erano quelli che si fermavano poi più spesso, ma c'erano anche poi persone più adulte, loro vedessero il matrimonio tra persone dello stesso sesso come una cosa fattibile, come una cosa positiva. Ti sembrerà strano, ma i giovani, ma anche i meno giovani, erano favorevoli e quando poi gli si domandava come seconda domanda se vedevano in Cosenza una città omofoba, molti dicevano sì, che loro pensavano che appunto l'omofobia fosse presente, ma forse per una questione di cultura, penso io. E quindi invito un po' le persone a vedere questo video, proprio perché è esplicativo di quello che tu stai dicendo. Cioè magari la cultura e anche la persona si scopre magari aperta se vede tante realtà che esistono, perché magari prima non ne è a conoscenza. Invece intervistato, interpellato su quella determinata circostanza, poi magari si vede un po' più disponibile anche al confronto e al dialogo. Io infatti l'altra domanda che ti avrei fatto era proprio questa, sul mondo, visto che tu sei insegnante, sul mondo della scuola e della famiglia sono luoghi, direi io, di formazione o di deformazione, perché possono formarti o possono deformarti in base alla chi insomma è il tuo insegnante. La lotta all'omofobia secondo te può partire proprio da qui, dalla scuola, dalla famiglia? Secondo me dovrebbe partire dalla scuola, però purtroppo non solo non parte, però trova proprio lì i germi poi del razzismo, dell'omofobia, del bullismo, perché non che la scuola infonda questi disvalori, però
Gli insegnanti sono impreparati, ma questo è un problema che a monte riguarda l'istruzione in genere in Italia, il senso e il ruolo che si vuol dare alla scuola. Cioè, noi ancora qui stiamo vivendo la fase della Moratti, che diceva che la scuola era fatta di 3 I, industria, informatica e inglese. Noi la soffriamo in modo particolare perché anche come minoranze linguistiche abbiamo una legge che ci tutela, la 482. I presidi possono fare o meno i progetti finanziati dallo Stato. A parte come succede in tutti i campi, i soldi vanno a finire tutti al nord e in Friuli. No, Sempre. perché la Lega votò contro questa legge, però nel momento in cui fu approvata, perché c'era il 99 e la sinistra al governo, ora però l'ha accettata e si prendono tutti i soldi, inventandosi tra l'altro minoranze e lingue che non hanno ragione di esistere in quanto tali. Cioè, vorrei vedere chi mi può dire che il friulano è una lingua solo per la pubblicazione delle poesie di Pasolini e 3 documenti d'archivio del 500 scritti da notai che non sapevano scrivere in latino e in italiano e scrivevano in friulano. Comunque ora non voglio accanirmi contro altre No. minoranze, pseudo minoranze, altre culture, però è per dire che la scuola è insensibile, come per l'albanese, dove poi non si trova l'orario dove inserire, così sulle altre attività importanti, cioè trovano il tempo per inserire progetti per insegnare ai ragazzini delle elementari la segnaletica stradale. Devono venire qui a Sì. spiegarmi cosa serve a un bambino delle elementari la segnaletica stradale. Forse per aumentare la passione, il desiderio di comprarsi una macchina e salvare l'industria appena compie i 18 anni. E qui torna una delle idee della Moratti. No, poi mi dicono, ma perché il bambino deve sapere come attraversare la strada, ma voglio vedere dove sono sti genitori che mandano i bambini in città a attraversare le strisce o a guardare i semafori da soli. Forse lo possiamo fare nei paesi, ma non lì. E quindi poi se si propone dei corsi anche gratuiti fatti come volontariato dalle associazioni contro l'omofobia e il bullismo, lì non si trova lo spazio. Mi è capitato a me direttamente perché un ragazzo era vittima proprio di bullismo qui da noi perché presunto gay dai suoi compagni. No, è un'età un po' particolare quella delle medie. Un insegnante d'inglese che ha assistito mi ha avvertito perché portavo la spilletta dell'arcigay sulla giacca, quindi mi ha chiesto, io ho parlato col preside, la vicaria, la vicepreside, cioè che aveva già assistito ad altri gesti, atti nei confronti di questo ragazzo presunto e non sapevano come comportarsi. Perché ci sono talmente tabù, tanti limiti, e si sono rivolti a me, che insieme all'arcigay di cui ero responsabile cultura all'epoca, mi sono rivolto al preside, basandomi sulla legge, il decreto Fioroni dell'epoca, del ministro Fioroni, sì, tutto d'accordo, però poi non c'è stato il modo di inserire perché l'orario era già pieno e non si sapeva come fare. Fatto sta, l'insensibilità di un preside ha compromesso un lavoro che io avevo già anticipato ai genitori ed erano d'accordissimo. Ecco perché dico, la società è più avanti dello Stato e delle istituzioni che si ostinano a remare controcorrente. Quindi la scuola ha dei tabù, ha dei limiti, ha dei pregiudizi. Io non so cosa hanno in mente di insegnare a questi ragazzi, sia alle elementari che alle medie, che sono le scuole dove opero io, però purtroppo è così, non c'è la cattiva volontà, è che gli insegnanti sono impreparati, non hanno gli strumenti. Quindi più che insegnare agli studenti bisognerebbe insegnare agli insegnanti. Sì, ma infatti la Sembra vicaria un stessa paradosso, ma. all'epoca mi diceva dobbiamo fare dei corsi, ma soprattutto per il personale, per i genitori e poi per gli alunni. Aveva ragione, insomma, era la mia stessa idea, quella dell'arcigay.
Guarda Vincenzo, io ti faccio una domanda che arriva dalla chat di TV Radicale e la pone Gian Nicolacione. Il rifiuto dell'omosessualità ha base culturale, religiosa, entrambe o addirittura antropologica? Ma penso che le abbia entrambe. Sono sedimentate attraverso i secoli e credo che in tutto ciò la Chiesa abbia sempre svolto un ruolo importante. Per quanto riguarda il Sud, uno dei tanti disastri che abbiamo subito dopo l'Unità d'Italia è stata anche l'influenza della Chiesa, che prima, come dicevo, nel 5, nel 6, 700 era poco importante. Quindi uno degli arretramenti che ha avuto il Sud non è stato solo la rapina delle industrie trasferite al Nord, non è stata la lotta al brigandaggio, cioè i ribelli che non volevano essere derubati di quello che avevano costruito in secoli di storia. Sappiamo che la Calabria al momento dell'Unità d'Italia era una delle regioni più industrializzate d'Italia. E così tutto il sud Italia, o la banca di Napoli, insomma. Ora siamo in tema anche di festeggiamenti, e mi viene spontaneo parlarne. Quindi anche il ruolo della Chiesa è diventato più forte nella comunità. Poi si sa, quando una comunità, una regione, uno Stato ha dei problemi, delle crisi economiche, allora la società toglie fuori il peggio di sé. Questo, bisogna fare i conti pure con questo. Ecco perché mi preoccupa un po' in un periodo di crisi come questo qualche deriva, ma la vediamo già a livello istituzionale e politico, cioè sì, sembra di essere tornati nel ventennio. No, no, è vero, è vero. Tra l'altro, guarda, c'è un'altra domanda sempre che viene dalla chat, dove sempre Gianni che la pone. L'identità sessuale può essere considerato ancora una situazione che qualifichi la vita di una persona per sempre? Trans a parte, logicamente, lui mi fa notare. Cioè, riferito alla stessa persona, certo. Per gli altri credo che sia importante, per me non dovrebbe esserlo. Cioè la persona va giudicata, apprezzata, stimata per quello che è complessivamente. Infatti noi dobbiamo ritenerci gay perché c'è una battaglia da condurre, c'è una discriminazione, se no io sarei perché le persone fossero Enzo, Antonio, Giancarlo, cioè quello che sono complessivamente. E non so se era riferito alla persona omosessuale o alla società, la domanda di Gianni. No, credo che sia riferito alla persona, e comunque condivido quello che dici tu, perché sarebbe utopistico ma bello una società per cui non si dovesse dichiarare nulla, se non né il genere, né l'appartenenza politica, né l'appartenenza sessuale, religiosa. Bisognerebbe appunto, sarebbe bello presentarsi semplicemente come Riccardo, come Vincenzo, come Roberto, come tutti. E a tal proposito ti voglio fare una domanda che secondo me è attinente, perché si parla tanto di famiglia composta da un uomo e da una donna, ma allora i gay, le lesbiche e i trans, no, da dove vengono? Perché se non da queste famiglie formate da un uomo e da una donna? Su questo proprio evito di ascoltare programmi televisivi in cui si discute di questo con psicologi, sociologi, che sono una parte fondamentale per la rovina della società, perché ne sparano proprio di tutti i colori. Anche l'altra sera sentivo eminenti psicologi, non faccio i nomi, che neanche ricordo, ne voglio ricordare a questo punto, e dicevano che il bambino ha bisogno della figura maschile e femminile, cioè perché si basano ancora sulle teorie freudiane e junghiane, lo dicono pure, che poi era il suo allievo, dicono che al momento non ci sono teorie nuove a cui appellarsi, no? Però c'è la realtà. Potevano fare anche delle interviste, studiare la realtà e non rimanere legati ai testi, perché sennò a Jung preferisco Platone, Socrate, quelli che sono stati prima di loro, che non esisteva ancora magari la disciplina della psicologia, però si occupavano anche di questo e anche di sociologia. I gay vengono da famiglie perfettamente etero o presunte etero. Evidentemente la presenza della figura maschile o femminile non ha significato
il loro orientamento, cioè non ha avuto un'importanza. E poi questi psicologi non hanno il coraggio di dire a cosa serve la figura maschile e femminile, a che i bambini non diventino gay o lesbiche. Non lo dicono, ma mi sembra di intendere questo. E non è così, perché l'omosessuale, l'omosessualità c'è sempre stata, anche al tempo dei greci. Platone diceva essere troppo effeminato o farne una scelta di vita, diventava uno zimbello, no? O a Napoli un femminiello. Quindi deriso. Però c'erano, cioè, le persone che, come dicevo prima, alla prima domanda, rispondevo alla prima domanda, c'è qualcuno che a un certo punto si accorge che non è solo un fatto di gioco, di omoerotico, ma anche omoaffettivo. Non sta a me decidere perché si diventa gay o se si nasce. Credo solo che ogni persona, come la natura, lo fa. E qui c'è anche un'altra battuta del romanzo, proprio riguardo al sacerdote, no? Che quella battuta vuole essere un appello alla Chiesa. Siccome devo premettere che la Chiesa di rito greco-bizantino è molto più aperta di quella cattolica, purtroppo deve sottostare ai diktat vaticani, perché fa parte della Chiesa cattolica, però almeno individualmente, come persone, i preti albanesi sono quasi tutti greco-bizantini. A livello personale ho conosciuto delle persone meravigliose, sia anziane che giovani. E lì il sacerdote nel romanzo, no, quando la moglie gli chiede: tu devi portare sti ragazzi sulla retta via, tu li hai educati, no? Lui gli dice: Dio ha un disegno per ogni sua creatura. Sarebbe presuntuoso volere cambiare il suo disegno. A noi sta solo, abbiamo il dovere solo di difendere le sue creature dagli attacchi di chi vuole il loro male. Questo voleva essere anche un appello, più che altro, no? Al fatto tu riassumi, che tu in pratica riassumi questo, cioè tu dici: se i gay esistono è perché comunque Dio vuole che esistano i gay, quindi perché dovrebbero essere contro natura o contro il volere di Dio? Sì, ma per un religioso, no? Se non è natura, la natura ha fatto questo, evidentemente ci deve essere, non è una deviazione dalla natura. Sì. Cioè, non ho capito, l'etero va bene, la natura, il gay è una deviazione, ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Questi pseudoantropologi che vanno a parlare in TV, no? Se studiassero, anziché Lombroso, italiano, unitario, se andassero a studiare oltre gli antropologi prima di loro e sociologi, se Piaget, andassero a studiarsi le civiltà antiche, moderne e attuali, vedessero che il concetto di famiglia sballa. Certo. Io guarda, ti devo da una famiglia particolare. Sì, sì. Dici. I miei sono conviventi, sì. Ultra ottantenni. Separato mio padre con figli, ragazza madre e mia madre. Nella nostra famiglia questi concetti di famiglia così standard, cioè così dichiarato universalmente accettata, non è stata questa la mia famiglia. Ho avuto figure maschili, tipo mio padre, femminili. Io sono gay, le mie sorelle sono etero. Cioè, quello che dico anche io. Poi si creano danni su questa visione fasulla della famiglia. Ecco, la vlamia, che ti dicevo prima, è un rito in cui le persone scelgono i propri fratelli e le proprie sorelle. Ecco perché Mi sono molto legato a questo rito e lo faccio ogni anno. Mi scelgo i miei amici, le mie amiche con cui stringere un rapporto ulteriore, un po' come il comparaggio, no? Sì. Cioè, ogni piccola zavorra azzafrabica. Guarda, ti arriva un'altra domanda dalla chat e dice così, sempre Gianni, dice: insomma, si può essere nella vita etero e poi ripensarci e avere relazioni uomo alla fine? Quindi io avrei anche una risposta personale da questo punto di vista. Però penso è meglio che non si parli con gli psicologi, comunque. Penso che ognuno può tirare fuori un aspetto della sua personalità a qualsiasi età.
non sono di quelli che pensa che la persona sposata a 50 anni poi diventa viziosa, si accorge di essere gay, prima l'ha nascosto. No, può darsi che ha avuto un'evoluzione, che magari è un qualcosa che anche inconsciamente ha rimosso, ha represso. Su questo non... è una domanda che mi fanno diverse persone adulte, anche anziane. A me mi viene di rispondere, ma vivi, fai quello che ti Esatto, senti non ti porre troppe normale domande, è vero. fare. Ma infatti guarda, io la risposta mia sarebbe stata proprio questa, cioè alla fine ci si pongono troppe domande su tante cose, quando invece la risposta sarebbe semplicemente vivere le situazioni per come sono e non definire nemmeno la situazione in sé. Cioè è come quando uno dice, vado con un uomo, quindi sono gay, ma è anche un po' scontato definire una persona gay, perché ci sono modi e modi di essere uomo, modi e modi di essere donna, modi e modi di essere gay. Cioè, come standardizzare il gay come effeminato, come standardizzare l'uomo come per forza virile e come standardizzare la donna come per forza materna, quando in realtà sono cose che secondo me sono innate e sono anche in continua evoluzione, se siamo veramente degli esseri pensanti e siamo in evoluzione, credo, eh. Certo, Ti voglio fare un'altra d'accordissimo. domanda molto importante, perché tu tra l'altro sei pure impegnato politicamente, oltre a essere uno scrittore e un docente. Dove la politica non arriva, arrivano le associazioni? E meno male, le associazioni, è grazie a loro proprio, dai tempi del Fuori negli anni 70, e Mario Mieli e Massimo Consolo e Company, e Pasolini come scrittore, come giornalista, meno male che ci sono state, ci sono le associazioni, perché riempiono proprio quei vuoti della scuola e delle istituzioni. Se non ci Certo. fossero loro, cioè la maggior parte delle... facevo l'esempio prima della scuola, no? L'Arcigay proponeva in base a questa legge, non legge, vabbè, Fioroni, di fare questi corsi nelle scuole, però poi non se n'è fatto niente, sono state pochissime le scuole, comunque i docenti non vengono formati, semmai si cerca proprio di deformarli, anche licenziandoli, creandogli condizioni di lavoro veramente assurde, inaccettabili. Proprio in questi mesi molte persone stanno rifiutando il posto di lavoro a scuola. Cioè, entreremo ora in un altro capitolo tragico di questa realtà, di questo governo, di questa società a questo punto. Io so cosa ti volevo chiedere, che è una cosa molto attuale, perché comunque la stiamo vivendo non solo sulle pagine dei giornali, ma ce la portiamo forse un po' dietro dagli altri paesi, diciamo, più democratici del nostro. Il coming out è appunto quando ci si dichiara spontaneamente, mentre invece l'outing è quando invece si è letteralmente sputtanati pubblicamente. Ci spieghi questa differenza e soprattutto l'ultimo, l'outing, come strumento di politica estrema? No, io l'outing non lo accetto completamente, perché l'outing ce l'hanno sempre imposto gli etero, ma quegli etero cattivi di cui parlavo all'inizio, cioè ci hanno imposto l'outing, quindi non può sicuramente avere un'origine positiva. E anche il coming out alla fine è la conseguenza di una pressione di un potenziale outing. O comunque una conseguenza, no? Cioè un ragazzo va a parlare con i genitori, fa il coming out quando è già ricattato dall'outing degli altri, così mette la situazione a posto. Io nei confronti dell'outing sono completamente contrario, tanto più se usata come arma di ricatto e quindi politica. Poi bisogna vedere, tu ti riferisci a questa situazione politica che si è Sì, creata? Io della gay list, diciamo, non pubblicata, so un po' se fosse stata fatta filtrata. privatamente, sì, pubblicamente no, ma io sono anche contrario al coming out, nel senso che di solito se uno lo fa è perché è costretto, perché deve spiegare, deve giustificarsi con gli altri, che
che sia la famiglia, che sia il posto di lavoro, che sia la scuola, che sia la società, gli amici in genere. Uno no, a me mi è rimasta impressa una mia situazione. Avevo un 18-20 anni, disse a un'amica ti devo parlare. Cioè dimmi che è successo, dico senti io sono gay, no? Avevo appreso questo termine da poco, l'82 arrivò dall'America e mi disse beh che vuoi? Beh, già intuito, no? E comunque mi disse perché me lo dici? È ovvio perché io come tanti ci sentiamo di dover, come se avessimo uno scheletro nell'armadio, un delitto nel nostro passato, nella nostra vita da dover confessare. Per me il coming out è vedere un ragazzo mentre si è con gli amici, se ti viene spontaneo dire quanto è bello. E quindi questo è l'outing. O avere un ragazzo e se ti va di dargli la mano, di fargli una carezza, di guardarlo in modo particolare, farlo senza titubanze, quando si parla di non dire la mia ragazza o la persona che amo, dire direttamente il mio ragazzo, il mio ex. Ma ci vuole coraggio per fare una cosa del genere. Questo per gli uomini o per una donna, la donna dei miei sogni, così come fanno gli etero. Ma ci vuole coraggio però per arrivarci, Me ne pento, non andrei, però questa poi è l'esperienza che ti insegna, non andrei più da nessuno a dirgli. Mia madre ci ha provato, l'ha saputo dalle persone, è stato un dramma. Mi ha detto se so una cosa del genere non mi resta che morire. Gli ho risposto ma ti seppellisco io e ti schiaccio anche sopra la terra coi piedi, un dramma. No, una mamma, se un figlio ha un problema li vuole più bene di prima, i pianti, dico io non ho nessun problema. Tu pensa, io padre, non parliamo mai di questo. Quando invito un amico a casa, lei mi chiede, dorme nel lettino con te, gli aggiusto la camera degli ospiti o quella col letto matrimoniale, dormite insieme, come a dirmi, è il tuo ragazzo o no? Il tuo ragazzo, mi chiede conferma. Però ho chiarito subito, è anche questo coming out con i genitori. Ma perché farlo? Se non capita l'occasione, un motivo particolare, no? Cioè questa paura, cioè qui c'è un proverbio in Calabria, no? In calabrese che dice chi mi sei ti segno, cioè quello che mi sei ti sono, cioè se mi tratti da figlio, ti tratto da madre, da padre, da fratello, se no siamo pari, ecco perché poi i fratelli, i compari, gli amici me li scelgo io, le persone con cui condivido delle cose che stimo e che mi stimano dove il rapporto è alla pari. Cioè tutto questo terrore dei genitori, ma anche questa importanza esagerata nei confronti dei genitori. Se mi sente qualche psicologo o sociologo di questi che vanno in TV, sono guai, però la penso così. Penso che bisogna essere coscienti della propria individualità. I geni, sì, quello che vuoi, ma noi non prendiamo da nessuno, prendiamo da tutti e ci formiamo noi e siamo unici e non identici a nessuno. No, il concetto è chiarissimo, anche perché hai dato un tuo concetto di coming out, che poi tra l'altro è quello dell'utopia che parlavamo prima, cioè tu comunque hai vissuto un modo di uscire fuori naturale, cioè non ti sei dovuto dichiarare, prima perché non ne vedi una necessità. Molti invece il coming out la vivono come una necessità per dire adesso faccio chiarezza con tutti e lo dico. Tu dici che per te non è stato necessario perché comunque è la tua vita, è il tuo modo di essere ed è qualcosa di innato, come dicevi tu, che magari fa parte di tante esperienze e ti caratterizza come singolo individuo. Quindi mi è piaciuta l'idea di tua mamma che tu glielo dici e gli dici ti seppellisco io. Guarda, adesso devo farti una domanda perché qua ne arrivano tante. Allora, guarda, sempre Gianni dice... Ma i corsi di cui si parla non correrebbero il rischio di insegnare la tolleranza, che è invece diverso dal rispetto dovuto in default verso tutti gli esseri umani? E poi dice ancora, l'amore è universale e merita rispetto, non tolleranza, questo è il concetto. Ed è, credo che, condivisibile da molti la questione che tolleranza è qualcosa che appunto significa sopportazione, mentre invece rispetto è qualcosa che è sulla...
da quello che è poi la tolleranza in sé. Ma la tolleranza proprio non l'accetterei. Cioè mi va bene solo nel momento in cui almeno non rischio la pelle camminando per Roma o per Milano, ultimamente si rischia un po' troppo, quindi meglio quello che niente, però non mi piace. Il rispetto è almeno il rispetto, poi l'ideale sarebbe la comprensione che prevede a priori la conoscenza, no, della persona. Quindi almeno il rispetto, la tolleranza no. Non so se l'ho usato io questo termine prima, ma non lo vedo comunque anch'io come negativo, perché presume che tu sia nel torto. È come il bambino che ha rotto il bicchiere, lo tolleri perché è un bambino, però intanto certo. Ha fatto danno. Se invece quel bicchiere non ti importa niente, cioè non lo tolleri, stai tranquillo lì, lo raccogli e gliene dai un altro da rompere. Sì, ma cioè, poi in un'idea, io credo anche che in un'idea di mondo inclusivo tollerare qualcuno significa proprio, bah, mi stai sulle scatole ma ti sopporto. Cioè, certo, vale per gli immigrati, per lo straniero, per i rom, i sinti, è quella falsa, un po' è alla base pure di alcune leggi che poi non ci sono, ma quando ci sono quelle pochine sono basate sulla tolleranza, cioè l'immigrato mi dà fastidio ma va tollerato perché è qui, ci deve stare, serve a qualcuno, c'è pure lui, non è che li possiamo mandare di nuovo nei campi di concentramento e nei forni, quindi tolleri però non sopporti. Anche un po', guarda, se ci pensi bene, il contesto in cui nasce l'accettazione cattolica dell'omosessuale, se l'omosessuale è visto come malato o come pecorella smarrita, allora viene tra virgolette tollerata se casta. Che poi io questa cosa nemmeno la condivido, prima stavi dicendo alcune cose, mi è sfuggita, si parlava appunto di naturalità dell'unione tra uomo e donna, ma allora perché i preti sono casti? Quando in realtà all'inizio i Mosè, i vari patriarchi biblici erano sposati e avevano tanti figli, solo per una questione puramente economica, credo io, per quanto riguarda il celibato dei preti, sicuramente. Sì, ma la Chiesa si sa, è la potenza più potente, cioè a livello economico soprattutto, a livello mondiale, perché è trasversale in tantissimi settori dell'economia, dal mondo della finanza, dell'imprenditoria, delle banche, si sa, e quindi ha un'importanza anche politica, di conseguenza, è trasversale. È un potere proprio... Poi, Vincenzo? Vincenzo? Non ti sento più. Aspetta. Ti sento a tratti, Vincenzo. Adesso ti sento meglio. Vincenzo? Vincenzo, mi sa che abbiamo dei problemi di connessione. Dovresti provare a riavviare il tuo video cliccando sull'icona del video, appunto, dove c'è la piccola telecamerina. Prova a ricliccare nuovamente. Vediamo se fa refresh. Credo che sia caduto, Riccardo. No, aspetta. Ora, Vincenzo, ecco, sta ricaricando il video. Perfetto, perfetto. Okay, perfetto. Ah, ecco, ora ti vedo, sì. Alle volte la linea purtroppo non ci assiste. Sì, ti sento perfettamente, Vincenzo. Adesso forse ti riusciranno anche a vedere i telespettatori di TV Radicale. Vediamo un po' che mentre carica il video. Tu mi senti, Vincenzo? Vedo l'immagine tua. Sì. Di sentire comunque, ti sentiamo. Mentre carica il video, comunque io vorrei passare all'altra domanda, che poi è attinente alle interviste di strada che sono state fatte da TV Radicale. Secondo te il matrimonio gay in Italia è ancora troppo presto o è il momento giusto per parlare di questo e affrontare questo tema, appunto? Siamo in forte ritardo. Ecco. Cioè, io per principio non sono per il matrimonio, credo che
Le persone, se si amano e scelgono di stare insieme, non devono dar conto né allo Stato, alle istituzioni, tantomeno alla Chiesa. Però credo che potrebbe mettere un po' alla pari a livello di diritti gli omosessuali agli etero, anche se in fondo è quello che confermo quello che ho appena detto, cioè nessuno deve decidere sulla mia vita. Poi, essendo comunque una forma di riconoscimento a livello di diritti sociali, l'appoggio e sono d'accordo anche per l'adozione dei bambini e quindi poi tutti i diritti che ne conseguono. Certo, Mi io poi volevo senti? chiedere, sì, ti sento perfettamente Vincenzo, siccome so che hai vissuto anche per alcuni anni a Firenze, giusto? Sì. Io volevo sapere nello specifico, visto che adesso abiti altrove, abiti in un paesetto di poche centinaia San di Martino abitanti, definita. San Martino di Finite, Sì. esattamente. No, cosa noti, diciamo, come differenza dell'ambiente gay, se comunque c'è un ambiente gay a San Martino di Finita e soprattutto l'ambiente gay di Firenze, perché sicuramente la vita fiorentina sarà stata molto diversa e molto più partecipata. È importante. Io mi riferisco all'82, qui vivevo la sessualità come tanti, però mi ero accorto di riuscire a innamorarmi anche. Di uno all'epoca in particolare. Poi un incontro fortuito sul treno, avevo 17 anni, andavo in Germania a lavorare d'estate, conobbi un ragazzo e lì mi si aprì tutto un altro mondo, che era quello, l'ambiente gay, lui era toscano. E quindi capì che esisteva quello che avevo sempre immaginato. Perché pensavo, se io sono così, ce ne saranno tanti altri, non è possibile. Nelle realtà più grandi sicuramente è diverso. Quindi me ne andai a Firenze per studiare, per conoscere questo mondo così entusiasmante, così particolare, così desiderato pure da sempre. Dopo un po', ovviamente, mi sono ambientato, ma fino a un certo punto ho notato subito che nel piccolo centro calabrese c'era un'omosessualità diffusa e inconsapevole, direi, mentre là mi sono accorto poi che c'era invece un'omosessualità cosciente, però anche ghettizzata, formata su anche stereotipi, luoghi comuni, modelli da dover seguire, insomma. Bisognava vestirsi in un certo modo, avere dei comportamenti, ascoltare un certo tipo di musica, avere delle icone anche musicali, attori, attrici, cantanti, e che da maschio bisognava avere più esperienze possibili. Quindi ero arrivato là entusiasta di trovare l'amore, mi sono accorto che forse era più possibile qui. Cioè Perché tutto si forse lì era più cercava. dispersivo, era magari un po' più da cliché del mondo gay, quindi locale, Era e qua invece era una cosa più normale. all'inizio degli anni 80, quindi si vedeva ancora tutto il movimento degli anni 70, tutte le lotte, le battaglie, le prime discoteche, i primi gay organizzati, e quindi che poi organizzati significava più che altro, in tante realtà era la discoteca, dove le dark room. Tutte quelle situazioni che conosciamo, che ora sono state importate pure qua, quindi già Cosenza, ma anche i paesi, ormai seguiamo un po' tutti quei modelli, quegli stereotipi che vanno seguiti perché il gay deve essere così, deve essere artista, deve essere libero sessualmente, avere più esperienze possibili da vero maschio, eccetera, eccetera. Questa è stata la differenza che ho notato, quindi sono partito con alcune aspirazioni, poi mi sono scontrato contro tutto un altro mondo che in fondo non ho vissuto per voglia di socialità, però non ho mai condiviso pienamente. Invece per Non quanto c'erano riguarda ancora all'epoca gay, no. associazioni. C'erano i partiti che divagavano un po', giravano intorno al problema della liberazione sessuale, quindi anche omosessuale si vede tuttora, insomma, la debolezza, la falsità, l'ipocrisia a volte
che dimostrano anche i partiti che vogliono sembrare più progressisti, più centrosinistra, vai, diciamola com'è. Certo. Ma c'è un personaggio, Centrosinistra. secondo te, un personaggio importante del mondo LGBT che ha fatto qualcosa per la causa LGBT che, secondo te, deve essere ricordato per qualcosa? Ce n'hai un in particolare, qualcuno Io che Mieli, vieni? Mieli. conosciutissimo, si sa tutto quello che ha fatto, quello che ha sofferto per farci conquistare i diritti, lui è il partito radicale, il giornale del cuore, poi Massimo Consoli, tutta la loro, anche bibliografia importantissima, tuttora delle Bibbie, insomma da avere nella libreria privata, insomma da leggere, da studiare. E poi, sempre di un tempo, Pierpaolo Pasolini, come scrittore, come giornalista, ha pagato sulla propria vita, insomma, con la propria vita, le sue idee, il suo coraggio. Poi mi viene di tornare indietro ad Oscar Wilde. Se dovessi parlare dell'attualità, sinceramente, mi viene spontaneamente in mente solo Zapatero, l'ex primo ministro spagnolo e Almodóvar come regista. Vabbè, guarda, se ci pensi bene ci buttiamo nel passato per cercare un po' di cultura gay, anche se attualmente ce n'è, eh? Cioè bisogna secondo me scavare. Sì, Però adesso ce n'è scusa, però. voglio fare vedere la copertina del tuo libro, dai, scusa, anche perché prima non l'abbiamo nemmeno, ne abbiamo soltanto parlato. E siccome abbiamo parlato adesso di scrittori, è anche giusto che chi ci ascolta possa vedere la copertina di Oltre il tuo libro, che veramente consiglio perché. A parte che si legge in un pomeriggio, non per il numero delle pagine, comunque sono sempre 120 circa, ma si legge proprio bene perché vuoi sapere alla fine come finisce questa storia, vuoi sapere soprattutto del 500, dici ma non ci credi, perché sono tutte ambientate, magari i personaggi di oggi sono ambientati in storie di oggi, quando invece tu puoi pensare che l'omosessualità è sempre esistita ed è esistita anche magari nel 500 o anche prima, come tu ci dicevi, prima parlavamo di Socrate. Io vorrei terminare la nostra chiacchierata domandandoti una cosa, cioè anzi chiedendoti una cosa, se vuoi dare un consiglio particolare, un messaggio particolare a tutte le persone che ci stanno ascoltando, non necessariamente indirizzato alle persone della comunità LGBT, ma comunque voglio chiederti di lanciare un messaggio, qualcosa. Ma vorrei chiedere a tutti, uomini, donne, etero, gay, anziani, giovani, di vivere la propria vita in base alle proprie aspirazioni. Purtroppo ci sono dei limiti economici, sociali e in questo momento di crisi che non permettono di realizzare tutti i sogni, però almeno di averli i sogni e di fare il possibile perché diventino realtà. E non pensare agli altri, che siano i familiari, che siano i compagni di lavoro, che sia lo Stato, che sia la Chiesa, la religione, di andare avanti, di tirare, perché la vita è una. E, anche se nel romanzo poi invece c'è il concetto pure dell'immortalità. Però la vita è una, vale la pena veramente di viverla completamente, pienamente nel rispetto, soprattutto di se stessi e poi di piacersi, perché le persone che si piacciono, che hanno autostima, che la mattina si guardano allo specchio e dicono come sono bello, come sono simpatico, anche se brutto, però sono bello, mi piaccio, staranno bene e vivranno anche più in sintonia con gli altri, perché gli piaceranno anche gli altri, anche quelli che hanno delle debolezze, che non comprendono alcune cose. Quindi andare positivi e avanti verso il proprio cammino, di non arrendersi e di non fare scelte scellerate. Mi riferisco un po' a questi giovani che rinunciano, non ce la fanno e scelgono, attuano scelte drastiche e mi dispiace molto. Quindi un appello anche alle persone adulte e ai genitori, state attenti ai vostri ragazzi, assecondateli, amateli. Comprendeteli, fateli parlare, cioè che siate anche voi un punto di riferimento. Poi agli operatori scolastici di
di riflettere molto sul proprio ruolo di educatori, perché a volte si usa come alibi il fatto che non c'è una legislazione, che non ci sono delle direttive per lavarsene le mani, per non occuparsi delle questioni importanti. Alzate un po' la testa, sì, oggi è difficile, si pensa a conservare quel po' di lavoro, però credo che anche il lavoro, la vita, le relazioni con gli altri sono migliori e danno più gratificazioni se si vivono con sincerità, partendo dai propri ideali, confrontandosi con gli altri e migliorandoli possibilmente. Io ti ringrazio davvero, Vincenzo. No, 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 hai detto delle cose giustissime. Io credo che le condivideranno anche i videoascoltatori di TV Radicale e credo soprattutto che anche la stessa TV Radicale nasca proprio per dare voce a chi magari voce non ha o comunque dare voce a quelle piccole associazioni, ma anche ai singoli che vogliono comunque dire la loro, perché c'è spazio veramente per tutti, non solo in TV Radicale, ma proprio in tutta questa società. E noi dobbiamo fare in modo che ci sia sempre più spazio per tutte le voci. Sì. Io ringrazio ancora il professor Vincenzo Perrellis con il suo libro Oltre e do la linea a Roberto e Grazie ai Riccardo, Grazie. ringrazio anch'io il professor Vincenzo Perrellis, è stato veramente molto interessante questa ora trascorsa insieme. Ricordo a tutti che sarà possibile da domani rivedere questa trasmissione sul nostro sito www.tvradicale.it direttamente su YouTube. Ecco, salutiamo di nuovamente il professor Vincenzo Perrellis e Riccardo Cristiano, complimenti anche a Riccardo per la bella conduzione. Torniamo nello studio di Lecce, chiudiamo la comunicazione con la Calabria e ci colleghiamo nuovamente con Roma, con Dimitri Buffa che dovrebbe aspettare la